Amici di Elaborare, oggi siamo in compagnia di un grande protagonista del motorsport italiano, Antonino Lavecchia, campione italiano velocità montagna nel 96, 97 e 98 sulla mitica Alfa Romeo 155 V6 TI. Antonino, ti sei definito un grande appassionato di automobili, nato con il pallino di pilotarle ma non di possederle. Com'è nata questa passione, questa definizione? Beh, insomma, è una definizione un po' strana, nel senso che, come penso tutti i piloti o i grandi appassionati, siano partiti dal fatto di volersi cimentare, e quindi la cosa che più interessava era guidare l'automobile, di possederla era un optional, e per cui fin da ragazzino facevo questi furti alla nonna o alla mamma della Prince o della 126, pur di poterla guidare, insomma, da ragazzi. E se ne accorgevano? Se ne accorgevano, sì, quindi era una lotta continua a queste chiavi che venivano nascoste e addirittura alla fine, quando erano esauriti tutti i posti dove nasconderle, l'ultima volta, ricordo, andai dall'amico che faceva le chiavi e feci 50 copie della chiave della 126. Abbiamo parlato dell'Alfa Romeo 156 V6 TI, è quella con cui, diciamo, poi hai vinto i tre titoli. Raccontaci com'è nata questa avventura con questa macchina. Beh, è un'avventura di cui tutto il merito va sicuramente a mio padre Leandro. Quella dell'avventura 155 è stata una sua idea, perché innanzitutto credeva molto in me, cosa che all'inizio non funzionava, perché papà, diciamo, la mia prima fase con le Ford Sierra in gruppo N e via dicendo le ho vissute da solo, poi mi sono ritirato perché non avevo più le possibilità per poter correre a certi livelli per i noti problemi di sponsor e così via, però papà credeva in me alla fine, per cui dopo una breve pausa nel trofeo Sella capì che il mio destino era sulle vetture turismo e gli venne questa idea, per cui propose all'Alfa Corsa all'epoca questo programma, anche in virtù del fatto che queste macchine correvano solo nel DTM prima e nell'ITC proprio, nell'ITC dopo, per cui se prima in Italia non si vedevano per nessun motivo nei primi due anni del DTM, nel 95 e 96 si vedevano solo nelle gare del Mugello in Italia, e quindi propose questa avventura più che altro per far vedere questa macchina particolarmente voluta anche agli appassionati italiani più da vicino, e quindi dove se non nelle cronoscalate. Certo, perché il DTM faceva tappa al Mugello, se non sbaglio, come unica tappa italiana, quindi o andavi in Germania a vederti le gare oppure non le vedevi. Io vorrei farvi notare intanto solo come si carezza questo pistone, è proprio un malato di motorsport, quindi uno proprio che ha bisogno di toccare sempre un componente meccanico. Antonio, andiamo avanti, sta quindi con questa macchina, stagione 1996, il debutto in gara, raccontaci un po'. Beh, il debutto in gara in effetti fu nel 95, fuori dal CVM, perché dovevamo iniziare a testare questa macchina, era la prima versione, la 155 V6T, la 93 ex Nannini, ed era l'unico telaio disponibile, era quello che, diciamo, era stato utilizzato da Nannini prima per i test successivamente, e addirittura una particolarità, era soprannominata l'auto lettiga, perché per poter portare i giornalisti in giro fu approntato questo sedile semi sdraiato, in quanto nella parte destra vi erano tutte le centraline elettroniche, non era possibile montare un sedile normale, e quindi ci fu affidata questa macchina, vuoi perché era particolarmente esasperata per la pista, concepita per la pista, e vuoi perché era un'auto oramai consumata, insomma il debutto fu veramente difficile. La prima gara fu a Popoli, e in prova andai abbastanza bene, in gara quando cercai il limite mi girai in frenata, proprio perché aveva anche un tipo di frenata troppo particolare, troppo per la pista, quindi una serie di accorgimenti nel 95 su tre gare per metterla a punto, e poi finalmente si partì nel 96 per il primo CVM, e anche lì i percorsi erano tutti da imparare, la condizione essenziale in salita, perché se non conosci il percorso a menadito è impossibile, oltre che pericoloso, partecipare senza correre rischi o raggiungere la performance ideale.
Per cui tutto il 96 è stato all'inseguimento dei miei diretti avversari, perché c'era Cappellari con la Delta Proto che era un missile, e c'era Maurizio Iacoangeli con la BMW DTM, insomma avevo vari avversari veramente ostici ed esperti, per cui ho inseguito per tutto il campionato fino a due gare dalla fine. Vinta la terz'ultima gara, quella della Betone, mi fu sostituita in Alfa Corse la macchina, ci diedero il modello più evoluto, una 94 ex Nissan, e fu tutto più facile, vuoi perché avevamo già raggiunto un setup ottimale per la salita, ma soprattutto perché la macchina era più nuova, più fresca, quindi più sfruttabile. E così vincemmo per mezzo punto il primo campionato italiano. Anche perché mi dicevi la concorrenza invece correva con vetture che erano già assettate, già erano nate per le gare in salita, mentre quella lì di fatto proveniva dalle gare DTM, dalla pista proprio pura, quindi c'è tanta differenza fra i due setup, giusto? Sicuramente, ma oltre alla differenza di setup vero e proprio, quindi di macchina, era, come ti dicevo prima, anche il fatto di imparare per bene i percorsi. Infatti il secondo anno fu molto più facile. Ok, torniamo dopo sull'aspetto più tecnico. Finita la stagione, quindi conquistato per mezzo punto il titolo 96-97. 97 fu un'altra epopea, perché successe che Giorgio Pianta, che era l'amministratore delegato di Alfa Corse, mi promise a titolo vinto 2-3 gare nel campionato ITC del 97, quindi il massimo a cui non avrei mai ma neanche pensato di poter aspirare. E purtroppo successe che a fine 96 la Fiat ritirò la squadra ufficiale, l'Alfa Corse, il reparto corse fu smantellato, l'ITC che era, si manteneva in piedi questo campionato internazionale su tre marche, Alfa Romeo, Mercedes e Opel, si trovò senza l'Alfa Romeo, per cui abortì addirittura l'intero campionato ITC. E io rimasi a piedi, ma fortunatamente il nuovo reparto corse, quindi Fiat Autocorse a Torino, che era un mix di risorse umane Alfa Corse, di Abarth e di Fiat Auto, il nuovo amministratore delegato ritenne opportuno farmi partecipare al CVM 1997, quindi fu assemblata una macchina ad hoc, un telaio ex Modena 96, espressamente realizzato per la salita, soprattutto semplificato nelle sue componenti elettroniche. Che erano, insomma, finalmente avevi un mezzo anche tu pensato per la salita, certo, e non riconvertito faticosamente, certo, nel corso del campionato, perché poi da quello che ho capito la messa a punto non c'erano sessioni di test, tu effettuavi tutto in pista, sulle prove, come funzionava? Infatti, ma già dall'inizio, il primo test ideato da Alfa Corse per vedere se c'erano le capacità non solo di pilotarla ma anche di gestire quel tipo di vettura, perché non dimentichiamo che io non ero un pilota ufficiale, cioè la casa ufficiale ci affidava il mezzo e le componenti e il know-how per poter sviluppare questo progetto, ma certo, poi alla fine eravamo io, mio padre, i nostri due meccanici a inventarci tutte le varie, diciamo che non abbiamo avuto più aiuti. Così fu anche il 97, sì, è vero, ci diedero questa macchina più semplificata, più bella da guidare, più piacevole, sicuramente più gratificante della prima 93. Per cui partiamo con questo programma nel 97 e sicuramente non ho avuto problemi. Diciamo l'unico limite che ho avuto in tutto il triennio dell'epoca 155 era dato dai pneumatici, perché non esistevano i pneumatici nelle misure di quella macchina là, in quanto la Michelin non li produceva più, erano fatti apposta per il DTM e per l'ITC. E quindi ci trovammo a correre con queste gomme da pista del Porsche Cup, era l'unica misura disponibile, delle Pirelli D2 durissime che non andavano mai in temperatura, e quello assieme alle benzine è stato il nostro vero limite su quella vettura. Non dimentichiamo il 97, tutta la battaglia con la Skoda
usciva il modello Ottavia, era una casa ufficiale gestita dall'Audi Sport Italia, e per cui con Fabio Danti, l'indimenticato Fabio Danti, un grandissimo campione, certo, abbiamo fatto quella stagione tra le scintille in tutti i sensi. Comunque, nonostante tutto, se non sbaglio, le hai vinte tutte queste nel 97. Sì. Quindi sì, nonostante le ruote, nonostante le benzine, nonostante una casa ufficiale che competeva direttamente con voi, che tutto sommato eravate appunto un team di privati, hai fatto l'Emplane e hai vinto la stagione 97. Arriviamo alla stagione 98, è lì che succede? La stagione 98, ecco, diciamo che a distanza di 20 anni le cose si possono anche dire. Il discorso fu che era stata presentata già nel 97 la 156, e quindi ci fu questa lotta intestina tra il marketing del gruppo e il reparto sportivo. Il marketing non voleva più la 155 perché ovviamente puntavano sul modello, nuovo, sulla 156, e quindi noi non avremmo dovuto correre. Però a qualche giorno prima, dalla prima gara di campionato, ci chiamò Galletto, l'amministratore delegato di Fiat Autocorse, e voleva correre a tutti i costi, per cui l'unico telaio disponibile era una 96 ex Danner, nelle condizioni in cui si trovava, cioè Suzuka 96 sul bagnato, con un finale da 290, differenziali da pista, insomma. Quindi di nuovo una vettura da pista. Di nuovo, però lì ci fu il miracolo, perché la ritirammo il mercoledì, ricordo, a Torino, e le verifiche della prima gara erano a Trapani, dall'altra parte d'Italia, il venerdì imbarcammo questa macchina e riuscimmo a fare le verifiche, e poi per tutto il venerdì papà con i meccanici, con l'aiuto di questa concessionaria che non dimenticherò mai, Serse di Trapani, la smontarono completamente fino all'ultima vite e la ricostruirono con i differenziali, con il cambio eccetera che avevamo utilizzato l'anno prima, e la provammo quella notte in un cartodromo a tarda notte per capire come funzionava, perché non sapevamo nulla, c'era il cambio elettroattuato, non sapevamo, certo, dove saliva, dove scalava e via dicendo. E nonostante i problemi in prova e gara di gioventù, di elettronica, perché era la più sofisticata, era la 90 gradi pneumatica col cambio elettroattuato, abbiamo avuto una serie di problemi, ma nonostante tutto vinsi gruppo classe e mi piazzai secondo assoluto, a pochissimo dal primo, mettendo dietro 23 prototipi, e fu una grandissima soddisfazione. Però... E quindi poi è andata avanti la stagione, e poi la stagione è andata avanti, si sono ritirati tutti. Sì. È successo che praticamente man mano, vuoi perché alla fine, non mi piace dirlo, però alla fine vincevamo sempre noi, vuoi perché qualcuno si è scoraggiato, mentre il 96 fu ricchissimo di partecipanti nella nostra classe, il 97 la stessa cosa. E addirittura nel 97 c'erano altre 155 come la mia, c'era Gomboso con la 155 V6T che utilizzai l'anno prima, c'era Lovato, c'era Giudici, insomma c'era Anzeloni, c'era un bel parco partenti. Il 98 invece la sfida fu tra me e Gianni Giudici acquistò l'ultima, la Larini ufficiale, la Martini, la 96 la più evoluta, e abbiamo battagliato per 3 gare, dopodiché pure Gianni Giudici insomma non è più venuto sulle gare, per cui ho pensato ai miei record, a continuare a fare il meglio possibile che potevo raggiungere, ed è andata avanti così. Vincemmo tutte le gare di campionato, ma non vincemmo il titolo, perché per una norma regolamentare di quell'anno non veniva più assegnato il punto all'assoluto di gruppo che facevo io solitamente, ma erano privilegiate le classi con più partenti non classificati, attenzione, partenti, per cui ci fu forse qualche corsa a rinfoltire le classi, io ero da solo e non raggiunsi il punteggio di queste classi qui, per cui vinsi il campionato nella mia classe a 3, ma non il titolo assoluto di gruppo A. Ok, bene. C'è una gara che ricordi con piacere rispetto alle altre, insomma, una o due gare che per qualche motivo, o per una questione tecnica, perché il percorso era particolarmente interessante, o per altri motivi ti sono rimaste un po' nel cuore?
Ma mi sono rimasto nel cuore un po' tutte, perché ogni gara è fine a se stesso, ogni gara ha una sua storia, una sua bellezza, una sua particolarità. Vuoi del percorso, vuoi della competizione e vuoi proprio del pubblico, come il caso di Erice. Erice è la gara che mi ha dato di più sotto il profilo umano, è stato gratificante in tutti i sensi per tutti e tre gli anni. Contava 55.000 persone nel pubblico, e poi il pubblico siciliano è un pubblico che ne capisce, è un pubblico storico della Targa Florio, per cui certo. È caloroso ed è una gara bellissima, oltre che estremamente tecnica, con un asfalto scivoloso molto bella, dove ti dà modo di esprimerti. E come poi non dimenticare la Trento Bondone, l'università delle gare in salita, 17 km, un'escursione altimetrica incredibile, 260 curve, 50 tornanti, una cosa che non finiva più. Ogni gara è stata bella. Senti, parlavi dell'escursione altimetrica, dava problemi alla vettura partire a una certa quota e arrivare molto più in alto? Una vettura purtroppo così, sì. Purtroppo così quelle... delicate dal punto di vista della carburazione? Sì, purtroppo quello è stato un grosso limite, perché le gare del DTM e dell'ITC si disputavano su autodromi che mi sembra che il più alto arrivasse a 200 metri sul livello del mare, ma in ogni caso erano talmente sofisticate che per mezzo della telemetria venivano ricarburate ogni passaggio davanti ai box in base alle attuali condizioni atmosferiche, certo, di temperatura, di tutto, di quel determinato giro. In salita ovviamente ciò era impossibile, perché non c'era l'elettronico che ti seguiva passo passo, e le macchine, quei motori non erano dotati di un dispositivo che arricchiva o smagriva la carburazione in funzione dell'escursione altimetrica. Per cui mentre sulla 97 ovviammo a questo inconveniente d'accordo con Fiat Autocorse, con un potenziometro che comandavo dall'interno e ingannava un sensore nel cassonetto d'aspirazione del motore, e con questo affarino riuscivo a smagrire fino a un determinato punto e le cose andavano, quindi, abbastanza bene. Invece sul motore più evoluto della 98, della 96, quindi il 90 gradi, ciò non fu possibile. Ti assicuro che da metà percorso in poi, a Rieti Terminillo e Trento Bondone, il motore diventava veramente fiacco. Insomma, voglio dire che c'era ancora molto margine di sviluppo a livello di motore e a livello di assetti e pneumatici. Senti, una condizione particolare della pista, so che tu ami molto il bagnato, dove fai la differenza. È vero, è una voce soltanto? No, è vero, prediligo il bagnato, senza dubbio, il bagnato, il viscido, le condizioni più estreme, ma per il semplice fatto che ho imparato, rubando la Prince di nonna, di mamma, eccetera, a guidare sulla neve, e per cui mi diverte tantissimo ancora oggi. L'ho fatto l'anno scorso con un Audi, e poi ogni anno facevo i miei 1000 km sulla neve alla Sellata, vicino casa, dove c'era questa possibilità. E ritengo che un pilota come i finlandesi, che acquisiscono quel tipo di sensibilità, e poi il resto è tutto più facile sull'asfalto asciutto, certo. Senti, dal punto di vista strettamente tecnico, questa 155, cominciamo dalla 93, quali accorgimenti ha richiesto per poter essere utilizzata in pista, in gare in salita, diciamo, provenendo dalla pista nelle gare in salita? Che tipo di accorgimenti tecnici principali, ovviamente, sono stati necessari? Guarda, per risponderti devo fare un piccolo prologo. Quando ci fu consegnata la prima macchina, e noi eravamo terrorizzati perché costava 800 milioni di lire dell'epoca, cioè una cifra folle, quasi quanto una Formula 1. Per cui, tra mille raccomandazioni, ci fu detto innanzitutto che ogni volta che dovevamo spostarla, due giorni prima, dovevamo fare un fax con gli orari di spostamento, il percorso, eccetera, per le polizze assicurative. Quindi già ti lascio immaginare. La seconda condizione fu che vicino alla macchina non potevamo toccare nulla, perché era una macchina estremamente esasperata e si potevano fare dei danni.
Per cui sulla 93 fu dura, nel senso che potevamo regolare ben poco. Conquistato un minimo di fiducia a metà campionato, ci permisero di intervenire almeno sulle convergenze, poi sulla gara dopo sulle molle e sulla taratura degli ammortizzatori, ma non più di tanto. E soprattutto riuscimmo a ottenere di realizzare una nuova prima marcia, perché quella macchina, non dimentichiamo, partiva per le partenze lanciate. Cioè era concepita per le partenze lanciate, per cui aveva una prima da 120 all'ora su un motore che andava in coppia da 9.000-11.500 giri, per cui in salita era impensabile. Quindi riuscendo a ottenere questo rapporto della prima marcia da 84 e poi così via a salire, fu già una grandissima conquista. Sembra strano, sono piccoli accorgimenti, ma solo il discorso della prima, noi recuperammo quasi 2 secondi a chilometro, cioè in salita è un'eternità. E discorso più facile sulla seconda, con la quale partecipammo alle ultime 2 gare, dove ci fu dato respiro sulle regolazioni. Nessun problema sulla 97, che però c'è da dire che la 97, che fu realizzata apposta, era estremamente semplificata, proprio certo, perché in salita non c'era la possibilità di avere l'elettronico, tante situazioni. Per cui la 97 aveva il motore tipo 93 a valvole, con le valvole a molle non pneumatiche. Il cambio sì, aveva il sequenziale X-Track, ma non elettrattuato, ma con un apposito comando realizzato apposta. L'unico cambio X-Track in alfa col comando manuale era quella mia, quindi semplificata. Però imparammo a lavorare sui Penske, sulle sospensioni push rod, fu una bellissima esperienza, estremamente gratificante. Perché quella, diciamo, era una macchina nata tendenzialmente sotto sterzante. Tendenzialmente sì, soprattutto le prime tre, perché purtroppo il motore, perché gli ingombri erano quelli e il regolamento non permetteva tanti spostamenti, il motore per buona parte, per diciamo quasi metà, era oltre l'asse anteriore, per cui aveva questo solito problema di inserimento di sottosterzo, dove non potevi aiutarti con la potenza del motore perché era in curva lente, magari sotto coppia, e non riuscivi a venirne fuori. Cosa diversa sull'ultima, perché montando un 90 gradi era 10 cm più corto, quindi leggermente più verso l'interno, aveva una ripartizione dei tensioni più ottimale. Ho capito. Dal punto invece di vista proprio del pilota, c'è stata una messa a punto della macchina, c'è stata una messa a punto anche del pilota? Cioè, cosa hai dovuto imparare, se hai dovuto imparare qualcosa? Ma io ho dovuto imparare tutto, perché venivo da esperienze di competizioni fatte a noleggio con macchine recuperate all'ultimo momento, mai provate. Io non ho avuto mai il piacere, tu prima parlavi di test, noi non abbiamo mai fatto test se non in gara sulla 155, tranne il primo test a Binetto con Giorgio Francia per dare l'ok al via di questo programma. Per il resto venivo da un'esperienza, dicevo, di noleggio, per cui non avevo e di gruppo N, per cui non avevo modo di intervenire, di capire, avevo sì le mie teorie, ma non riuscivo mai a metterle in pratica. E per poter utilizzare al meglio quella macchina, hai detto giustamente, ho dovuto fare prima un mio setup totale, imparare a ragionare e lavorare da professionista e trasferire tutta questa esperienza sulla macchina e sulla gestione del team per intero, dalla logistica alla gestione degli sponsor della macchina e tutto il resto. E mi dicevi di queste macchine a noleggio, allora ti chiedo qual è una, tolta la 155, che sicuramente occupa un bel pezzo dei tuoi ricordi, ma c'è un'altra macchina che ricordi, non ti dico con altrettanta nostalgia, ma quale altra macchina ti è piaciuta, ti hai guidato e ti sei tolto delle grandi soddisfazioni, insomma, nella tua carriera di gare in salita? Sicuramente la Ford Sierra Cosworth, la prima serie, la 2 volumi, e con quella che ho iniziato a correre nell'87, con quella ho vinto le prime gare in salita, i record, sesto, settimo assoluto con un gruppo N, prestazioni incredibili, tra cui 4 assoluti rally su 5 a cui il gruppo N stava per noleggio. No, il gruppo N stava per normale. Era una macchina bellissima, dove il pilota aveva veramente modo di esprimersi, di emergere e di sfruttarla. Era una macchina che andava guidata, nel vero senso della parola. E quando la riconsegnavi poi? Non dicevano nulla? No, anzi, avevo un ottimo rapporto con questo team. Ti dico la verità, io ho pagato all'epoca il primo noleggio, poi raggiungemmo un accordo, perché
uscivano i risultati, poteva nascere una bella storia, per cui alla fine Ho è capito. vero, ho sempre corso con gomme usate, non ho mai avuto gomme nuove, però non le pagavo, per cui una serie di cose di fiducia reciproca hanno portato veramente bei risultati, e della Sierra è un ricordo bellissimo, anzi forse è l'unica macchina, diciamo oramai storica, che veramente riacquisterei di nuovo. Antonino, però adesso torniamo un attimo alla 155, perché io ho qua una sorpresa. Infatti dovete sapere che noi siamo stati l'unica rivista che ha provato questa vettura, la 155 V6 Ti, quando ancora era in piena attività. Quindi abbiamo qui le prove e guarda che sorpresa che ho per te. Questa è, guardate, la copertina del numero di febbraio 1998 in cui abbiamo ritratto la 155 V6 in azione. E adesso ce la guardiamo qui con Antonino perché qui i ricordi volano, eh. E certo, qui i ricordi volano per due motivi, perché il primo ovviamente è di vedere la macchina con cui correvo sulla copertina di un'autorevolissima rivista, per cui fu già vederla in edicola fu già un mezzo colpo. Ma poi perché fu il mio primo, Giovanni Mancini, il direttore, mi diede l'opportunità di scrivere il pezzo su questa macchina, e fu quindi la prima volta che mi cimentai in un articolo su una rivista motoristica. Dove Per cui ero. eravamo in Qui quell'occasione? eravamo a Varano de Melegari, venivamo dal Motor Show, era fine campionato, facemmo a dicembre il Motor Show a Bologna, sempre con voi nello stand di Elaborare, e poi Giovanni Mancini, il direttore, si inventò questa prova al volo, chiamò, ricordo, Andrea De Adamic, si fece mettere a disposizione l'autodromo di Varano, e da Bologna andammo a Varano. Ricordo che faceva un freddo cane, temperatura attorno allo zero, eccetera, e misero questi strumenti sulla macchina, per cui facemmo una serie di rilievi Sì, perché cronometrici, di. facemmo i rilevamenti con il Certo, Datron, col Datron, tutto esatto. strumentata la macchina E fu una bellissima esperienza. Guarda, rivedere queste foto oggi Che veramente. poi l'articolo l'hai scritto tu, cioè Sì, l'ho questo scritto è io, è stato stato il un mio primo articolo articolo. firmato da Antonino Lavecchia sulle pagine di Elaborare, e anche per noi comunque è stata una grossa soddisfazione. Insomma, ricordiamolo un attimo tecnicamente questa vettura, come era Certo, fatta, soprattutto il cuore, no? Il cuore certo. questo. Guarda, ti dico subito, era una macchina, una D1, quindi questo regolamento FIA per l'eturismo, che era il più permissivo mai realizzato, per cui possiamo dire che è stata la vettura turismo più esasperata di sempre, sotto tanti punti di vista, dal motore, del telaio e soprattutto dell'elettronica. Va detto che sicuramente la scelta Alfa Romeo fu vincente, perché si orientò sul 4x4, infatti era una macchina a trazione integrale. E a vederla così non saprei da dove cominciare, ecco, per dire, a vedere i freni sul cerchio da 18 che usavamo in salita, mentre in pista usavano i 19, ma è un disco Brembo flottante pinza fissa da 385 mm. Cioè una cosa esageratissima, con una pinza Brembo in un materiale particolare di cui non ricordo il nome, con addirittura 8 pompanti e 4 pasticche, cioè frenate a livello allucinante. C'è da dire, la cosa più importante, che tutta la tecnologia di questa macchina è a livello di Formula 1, anche la tecnologia del motore, la durata stessa del motore infatti era di 400 km, dopodiché doveva andare a revisione, la stessa vita per quei regimi, per quel tipo di materiali, eccetera, che si utilizzava nella Formula 1. E ti dirò che sotto certi aspetti costava anche più della Formula 1 dell'epoca, in quanto aveva delle difficoltà in più date appunto dalla trazione integrale e dall'uso massiccio dell'elettronica e dell'ABS, che era una novità su questo, un ABS appositamente realizzato per le macchine da competizione. Quindi il suo cuore era Il un 2 cuore litri e mezzo, 2 litri e V6. mezzo, V6. In prima battuta questo V6 era un 60 gradi, quindi diciamo il degno erede, diciamo, del progetto Busso, esasperato al massimo con testate Convot, quindi parliamo di un 2005 di cilindrata con un motore che raggiungeva nel primo step
420 cavalli a 11.500 giri. Questo motore poi man mano fu evoluto, si arricchì di valvole pneumatiche, una serie di accorgimenti, arrivò fin quasi a 450 cavalli e alla fine ci fu lo sviluppo, la vera svolta fu il 90 gradi utilizzato nell'ultimo anno, quindi nell'ITC nel 1996 e nel CVM nel 1998. Era un 90 gradi derivato dal progetto Montreal, 90 gradi che sviluppava oltre 490 cavalli a 12.000 giri, era una cosa, era una poesia. Sentire un 2005 cantare in quel modo era una cosa incredibile. Parliamo però di motori catalizzati, attenzione, per via del particolare regolamento tedesco prima, del DTM e dell'ITC, erano macchine che correvano con benzina da distributore e con gli scarichi dotati di catalizzatori. Addirittura. Sì. Poi parlavamo di questa aerodinamica attiva, su questa, sì. Sul frontale, questo scudo inferiore. Questo è un muso praticamente pieno di sorprese, perché qui dentro venivano canalizzati tutti i flussi d'aria. Considera che questa macchina in pista poteva arrivare fino a 320 km orari, per cui erano velocità importanti, dove per dire sull'alettone posteriore già 290 km orari generava una forza di 800 e passa chilogrammi, cioè parliamo di aerodinamica importante. La particolarità del muso qual era? Che aveva una serie di canalizzazioni gestite da queste paratie comandate elettroidraulicamente, che erano collegate alle varie centraline, dove in queste centraline c'erano sensori di accelerazione laterale, trasversale, longitudinale, e per mezzo di sensori applicati sulla canna dello sterzo riusciva a capire di quanti gradi stavi sterzando, a che velocità, e elaborando tutti questi parametri si aprivano e chiudevano queste paratie deviando questi flussi d'aria, e quindi ti aiutava a combattere quel sottosterzo che dicevi in modo aerodinamico e ti aiutava a curvare. Addirittura se leggeva che frenavi con una pressione sul pedale di 100 bar e capiva che volevi proprio fermarti, chiudeva tutto e faceva questo effetto paracadute. Aerodinamico. Parliamo di tecnologia avanzatissima ancora oggi, sì. Per questo la difficoltà della gestione. E qui la vediamo a nudo, sì. Nella sua parte anteriore. Una cosa importante, qui è già l'ITC che avete provato a Varano, abbiamo provato a Varano nel 97, e questa è totalmente diversa dalla 93 e dalla 94, che erano due telai DTM, in quanto le precedenti conservavano lo schema delle sospensioni MacPherson. Qui invece, dalla cellula, dall'abitacolo in poi, ad andare in avanti e in indietro, il tutto è sostenuto da questi tralicci, e dove le sospensioni erano del tipo push rod, quindi in tutto e per tutto identiche al Formula 1. Quindi gli ammortizzatori, questi ammortizzatori Penske all'epoca, erano montati in questo modo orizzontalmente con dei bilancieri, e tutte le regolazioni di assetto e via dicendo si facevano esattamente come una Formula 1. Come le altezze, era una macchina sensibilissima alle altezze, per cui dovevamo cercare di stare il più rasoterra possibile, e in salita era difficilissimo perché con le strade a schiena d'asino, una serie di situazioni, se andavi troppo basso strisciava a terra, alzava le ruote e non frenava, per cui ecco, il setup durante le prove serviva anche a cercare le altezze e i limiti di tutto il corpo vettura. Che poi era una vettura che, nonostante appunto un V6, che comunque non è proprio il motore più leggero che esiste, nonostante sia una tre volumi, quindi comunque una macchina che non è compatta e tutto, alla fine sulla bilancia fermava l'ago a poco più di 1000 kg, se non ricordo male. Beh, no, era abbastanza pesantuccia. Allora, considera che parto da lontano, il vero rischio nelle gare in salita, che sono considerate uno sport estremo, perché se ci ragioni, alla fine così è. E il vero limite del rischio e della prestazione è data dal peso. I prototipi pesavano 600 kg, la macchina di Cappellari, che era la Delta più leggera in assoluto, pesava 1003 kg, e quello già era un limite. Questa pesava
pesava per regolamento doveva essere 1040 kg, ma l'Alfa 155 con questi due enormi blocchi differenziali, rinvio eccetera eccetera, pesava 1140 kg ed era un peso importante che con gli ingombri e la poca come dire, praticità d'uso, proprio perché era una macchina da pista e poca maneggevolezza, in salita era veramente dura. Te ne dico uno, il re della montagna che era Mauro Nesti, il più grande di tutti i tempi, quando ci vedeva con questa macchina un giorno si avvicinò e ci disse: ma dove vai con sta corriera? E invece la corriera è la corriera, ha detto poi, la sua, insomma, ha detto la sua, sì. Ragazzi, rivedere queste immagini con chi è stato protagonista di queste immagini e ha portato questa vettura al successo in tutte queste categorie, in questo campionato italiano velocità montagna, veramente fa venire la pelle d'oca. Io non posso che ringraziare Antonino per la gentilezza e la disponibilità nel venirci a raccontare un pezzo della storia del motorsport italiano, che sicuramente non è passato inosservato per chi ha i capelli un po' bianchi come me, ma che magari anche i giovani non conoscono e possono scoprirlo. Vi diamo appuntamento con questa nuova video rubrica a questo punto, prossimamente, con nuovi personaggi del motorsport, e ovviamente non mancate di passare in edicola, acquistare e elaborare. Un saluto a tutti. Arrivederci.